Buonasera. Allora, tanto grazie di essere venuti e di aver sfidato il caldo insieme a noi. Ripartiamo con la grande, perché ripartiamo dalla Lega, ripartiamo, inizia la nuova stagione agonistica. Quest'anno inizia prima la programmazione rispetto allo scorso anno, grazie, e consentitemi di farlo, grazie alla Epicasa, grazie al nostro main sponsor che ha immediatamente alla fine del campionato rinnovato per altre due stagioni l'impegno col nostro sodalizio, con il nostro team, per far sì che la programmazione quest'anno potesse essere un attimino più attenta, un attimino più vicina a quelle che sono le esigenze di una piazza importante come ormai Brindisi nel palcoscenico nazionale cestistico. Ripartiamo dal coach, col quale non avevamo assolutamente alcun problema, visto che c'era un contratto in essere, ma che volevamo avere con noi per un altro anno. Abbiamo dato a Frank la possibilità di fare un'analisi di quella che fosse la sua situazione, possiamo dire anche familiare, perché insomma avere la famiglia a 1000 chilometri non è una cosa semplicissima, e abbiamo accolto con grande piacere e con entusiasmo la voglia di Frank di rimanere a Brindisi. E poi bisognava, perché qui devo farvi perdere altri 2 minuti in più rispetto a quelli programmati, ringraziare per la professionalità, per la passione Alessandro Giuliani, che chiude con questa stagione agonistica la collaborazione con la New Basket. Si chiude un rapporto di lavoro, non si chiude quello di amicizia e di stima verso una persona che ha iniziato in un torrido pomeriggio d'estate di 7 anni fa un progetto insieme a Piero Bucchi e insieme a gran parte dei soci. Vi porto i saluti di Pino Marinò, che ha un impegno in Confindustria e mi auguro che possa arrivare da un momento all'altro. E quindi abbiamo pensato e abbiamo visto chi avesse le caratteristiche che più potevano essere utili al nuovo progetto della New Basket Epicasa, e abbiamo trovato un accordo in pochi minuti con Simone Giaffè. Io vi chiedo di fare un applauso. Che sarà il nostro direttore sportivo con responsabilità al 100% per quanto concerne lo scouting. Un applausone al riconfermatissimo Frank Micucci. Un applauso importantissimo a una persona che parla poco anche con se stesso, ma che lavora tantissimo, il nostro team manager. È una persona che ho conosciuto 5 minuti fa, che assume il ruolo di general manager, Tullio Marino. Credo che, tranne per il sottoscritto, questa squadra possa vincere lo scudetto, quindi, a parte le battute, sono convinto che questo sia un team di lavoro straordinario, giovane, un team di lavoro che ha voglia di fare. Io vi garantisco una cosa: attenzione massima sul mercato, attenzione massima su quelle che sono le caratteristiche di questa squadra, che veramente dovrà sputare sangue fino all'ultimo secondo di ogni partita, ma già iniziando dagli amichevoli di agosto. E soprattutto vi garantisco una cosa: io a fine campionato avevo la pressione minima a 100, non voglio più fare un campionato come l'ultimo, vogliamo salvarci subito e andarci a divertire per il resto del campionato. Buon basket a tutti. Ben ritrovati allora tutti quanti. Sono molto di più dell'ultima volta, però. Buon segno. No, tu
tutto io ringrazio per la parola del Presidente e sono molto contento di essere qui anche per la prossima stagione, per le prossime due, per una serie di motivi. Il primo è che questo posto ha dimostrato anche in questi giorni di volermi di confermare, cioè di aver piacere ad avere ancora me come allenatore in questo club. E vi assicuro che non è una cosa da poco, senza alcun dubbio. Io ho preso un po' di giorni perché, come diceva il Presidente, era giusto riflettere sopra tante cose. E quindi di questo ringrazio della fiducia che mi viene accordata e che per me rappresenta anche un surplus di responsabilità, ma di responsabilità positiva, non di quella della cappa pesante, no? La responsabilità positiva di portare questo club ad aprire un libro nuovo sostanzialmente dopo una stagione in cui cercheremo poi di evitare da subito come dire, lo specchio, no? di confrontarsi, perché preferirei che già dal tipo di squadra, già dall'identità che questa squadra cercheremo di costruire, debba avere e mostrare da subito. Quindi di cominciare un libro nuovo per questo club, per questo sponsor che c'era già l'anno scorso, che mi sembra che sia molto piacevolmente coinvolto in una realtà che qui è importantissima. Le squadre del sud Italia con Capodorlando che è retrocessa sono sempre di meno e quindi questa rappresenta una perla di cui insomma chi spende, si spende così tanto per mantenerla, si spende esattamente, transitivo e intransitivo, si spende così tanto per mantenere questo livello, va assolutamente un applauso a loro perché quindi insomma si parte con buoni presupposti, cercando di fare una squadra, come dicevo prima, chiaramente collegata al budget che avevo a disposizione, ma insomma una squadra che possa pensare di salvarsi senza fare la sulla pressione al Presidente o chi che sia, quindi prima possibile, una squadra che possa divertire, tra virgolette, anche se sappiamo che il divertimento viene quando si vince, fondamentalmente, no? Però insomma una squadra che possa rappresentare degnamente questa città, questo sponsor, questo club, questo è il nostro intendimento e io sono molto contento di questo gruppo di lavoro che avete al tavolo perché insomma Tullio è sicuramente un general manager giovane, c'è bisogno anche di energia nuova, di idee nuove, di persone che vogliono, sono sicuro che faranno il massimo per affermare questo posto dove gli compete e naturalmente sono anche molto soddisfatto che il club abbia trovato un accordo con Simone Gioffrè, con cui ho già lavorato assieme, come voi ben sapete, a Varese con Profitto, quindi è una cosa che a me faciliterà, come dire, la comprensione di alcuni meccanismi, pur ringraziando anche da parte mia personale Alessandro Giuliani, perché nel periodo in cui sono stato qui è stata sicuramente per me una collaborazione molto proficua anche quella. Quindi mi auguro e sono sicuro che faremo insomma, un buon campionato perché le premesse ci sono e poi starà a noi metterle in pratica. Grazie a tutti. Innanzitutto mi ritengo abbastanza fortunato perché suppongo che parlo per terzo che la presentazione di Frank abbia richiamato tutta questa folta presenza, perché probabilmente se fosse stato presentato solo io saremmo stati qua in pochi. Al di là delle battute ringrazio il Presidente e ringrazio anche Pino che non c'è in questo momento, perché devo dire la verità, mi hanno corteggiato come si corteggia una bella donna e,
e quindi non ho avuto dubbi sin dal principio che questa potesse essere per me la scelta giusta. Il fatto poi che ci fosse Frank come allenatore, con il quale ho già avuto modo di lavorare, è stato sicuramente un'altra cosa importantissima per portarmi qui. Anch'io mi devo unire a ringraziamento di Alessandro Giuliani, che è un collega, un amico, e sono certo che sicuramente ha speso anche con il Presidente delle parole, delle ottime parole nei miei confronti, quindi ci tengo a ringraziarlo perché non è un comportamento così consueto nel nostro ambiente, quindi la persona Alessandro è sicuramente una persona di alto spessore. Che dire, io nella mia carriera professionale sono stato mi ritengo molto fortunato perché ho lavorato a Cantù un sacco di anni, a Varese, a Roma, ho lavorato con tre presidenti, i miei tre presidenti precedenti, che ognuno dei tre aveva delle qualità che mi hanno trasmesso, mi hanno formato, dal presidente Corrado a Cantù, un uomo di spessore, un uomo che è stato il primo ad intravedere in me, facevo per lui un altro ruolo, questo ruolo è stato il primo a intravedere per me questo ruolo futuro, a Vescovi, a Varese, che mi ha dato fiducia ed era un grande presidente, è stato per me un grande presidente perché rispettava i ruoli di una società, infine al presidente Totti a Roma, un presidente appassionato che ha speso un sacco di soldi nella pallacanestro e ha raccolto poco, e al quale come staff si è riuscito a far tornare il sorriso anche 6 anni. Oggi conosco Nando Marino e ho conosciuto una persona che oltre alla passione per la pallacanestro e al fatto di metterci anche lui del suo dal punto di vista economico, penso che sia un presidente come pochi, un presidente manager, un presidente con ampie vedute, un presidente con una mentalità molto, molto aperta, molto più aperta di molti suoi colleghi. Quindi essere qui a lavorare in questo clima è una situazione ideale. Dopodiché noi cercheremo, come ha detto Frank, di fare il meglio, di cercare di portare una pallacanestro divertente, di raggiungere i risultati minimi nel più breve tempo possibile. Come già conoscete gli altri, ovviamente c'è la massima disponibilità. Da domani mattina, anzi abbiamo già fatto, ma da domani mattina ci rimboccheremo le maniche affinché questa stagione possa diventare un percorso avvincente per tutti noi. Vi ringrazio. Facciamo parlare Cagliulo, ragazzi. Domande? No, sono un uomo di poche parole, come ha detto, mi piace lavorare, ovviamente qualsiasi richiesta avete potete chiedere tranquillamente, ma di mio so che ci metterò l'impegno che ci ho messo in questi anni e non è cambiato niente, l'amore è sempre quello. Bravo. Anche io sarò breve come Francesco perché ci conosciamo un po' di più, oggi era giusto che Simone e Frank dicessero un qualcosina di più. Sono ovviamente emozionato di andare a ricoprire questo ruolo importante. Ringrazio e saluto Alessandro Giuliani che in questi anni è stato un ottimo general manager, faccio un grossissimo in bocca al lupo a Simone che conoscevo già, perché negli anni in cui sono stato a Milano lui era a Varese, ci eravamo conosciuti già qualche tempo fa, gli faccio un grosso in bocca al lupo e mi auguro che da general manager, diciamo, differente da quello che avete visto negli ultimi anni con Alessandro, io possa aiutarlo a diventare dirigente dell'anno, che non sarebbe una cosa brutta. Io in questi anni, come sapete, mi sono occupato molto di quella che è la mia vocazione, il reparto commerciale, il lato più legato, diciamo, alle sponsorship, un lavoro che è stato molto difficile, molto impegnativo, molto stimolante e che ci ha dato qualche bella soddisfazione soprattutto nell'ultima stagione, e mi accodo ai ringraziamenti per tutto il team di Epicasa che dopo un anno difficile ma bello ha portato a compimento quello che era il progetto già iniziale, ovvero di andare avanti per almeno un triennio. Abbiamo portato a termine questa trattativa con un contratto importante
ed è da qui che ripartiamo insieme all'impegno di tutti noi, dei soci, di tutti gli altri 65 sponsor che sono a fianco al main sponsor. E niente, vi ringrazio e finalmente abbiamo ripreso, perché dopo 20 giorni già ci mancava questa sala stampa. Ok ragazzi, siamo pronti per ripartire, aspettiamo le vostre domande, ci auguriamo tranquille. E niente, nomi ne abbiamo comunque, dai, pulle non vorremmo riportare, dai. Parte le battute, grazie mille, veramente siamo già a lavoro, probabilmente per la prima volta da quando facciamo la Serie A non abbiamo smesso un solo giorno di lavorare, neanche dopo la salvezza matematica contro Reggio Emilia. Credo che lui ne sappia qualcosa perché l'ho chiamato il giorno dopo, quindi stiamo veramente progettando un futuro importante, partiamo con un vantaggio rispetto agli avversari che ancora devono ricostruire, devono prendere gli allenatori, devono riprendere i nuovi general manager, quindi credo che questo vantaggio ci potrà essere utile per iniziare a formare questo nuovo roster che avrà delle nuove regole come tutti ben sapete, quindi avrà più italiani, e 6 italiani e 6 americani, perché questa è la formula che sicuramente potremo fare. Grazie a tutti e buon basket a tutti. Io partirei da adempimenti rituali e piacevoli. Bentornato a Coach, benvenuto. Grazie mille. A Simone, complimenti a Tullio per la promozione, posso chiamarla così, l'upgrade. Ma io credo che, non perché... Tullio continuerà a svolgere lo stesso lavoro che faceva prima con qualche responsabilità in più, ma soprattutto collaborerà al 100% al fianco di Simone affinché le idee di Simone, d'accordo ovviamente con l'allenatore, con Frank, possano essere idee che possano arrivare a Brindisi, quindi nel senso di giocatori che possono fare la differenza e possono fare la storia di questo club. Perché io dico solo una cosa, quando hanno lavorato insieme Frank e Simone, quell'anno a Varese ha fatto semifinale scudetto, finale di Coppa Italia se ricordo bene, con qualche giocatore che adesso gira per l'Eurolega con degli ingaggi importanti, quindi ci augureremo di fare la stessa cosa. Completo la serie dei riferimenti personali, Francesco ha battuto il record del mondo, non hai mai parlato così tanto, vita tua, sono contento. Invece al coach chiedo, se non possiamo parlare di roster in fieri, in costruzione, se almeno ha un gradimento chiaro, dichiarabile in questa circostanza sul vecchio roster, e chiedo anche sulla composizione dello staff tecnico, sappiamo che Gianluca Guarda ha scelto di andare a fare lì il coach a Nardò in B, ma Fezzoli rimane sì o no, quali idee avete in questo senso? Dunque, parto dalla fine, lo staff tecnico, ma Fezzoli per quel che riguarda assolutamente è confermato pienamente al mio fianco, e sulla figura di Gianluca che appunto ha scelto di andare a Nardò, adesso valuteremo insomma, prossimamente come muoverci. Per quel che riguarda, è chiaro che la scaletta, come dire, prevede che si pensi prima a quelli che hanno finito la stagione, quindi cercando di capire che cosa fare con loro, parlare direttamente, io preferisco parlare prima con i giocatori direttamente, cioè col club ovviamente, d'accordo col club, quindi parlerò con i giocatori che hanno speso la scorsa stagione con la nostra maglia. Nomi, ma per un bel po', probabilmente non ce ne saranno, perché penso che sia giusto fare le valutazioni con grande accuratezza, con grande accuratezza anche, perché sia su quelli che abbiamo avuto o che sono sotto contratto o che pensiamo di cui poter migliorare, dobbiamo, come dire, meglio un giorno in più, due giorni in più, ma essere sicuri delle cose che andiamo a fare. Quindi da questo punto di vista saremo un po' deludenti a brevissimo, come dire, con voi altri, no, magari, perché penso che sia più giusto andare con calma, perché non possiamo sbagliare proprio anche per quello che è successo l'anno scorso, sbagliare uno, due, tre giocatori vuol dire il disastro, giusto? Quindi non possiamo permetterci assolutamente.
quindi ogni decisione dovrà essere la più oculata possibile. Quindi portate pazienza un pochino, poi appena abbiamo qualcosa di sostanzioso saremo in primi a farlo sapere. Invece Arnaldo, presidente, che volevo riportare sul terreno della serenità, della tranquillità rispetto a un anno fa, quando eravamo tutti in ansia, Enel ci aveva messo in difficoltà, non arrivava un nuovo title, o comunque un'azienda che potesse dargli la mano, invece si parte da rinnovo, anche un rinnovo corposo, importante, credo, con Epicasa, che mi dà molta tranquillità, mi dà una possibilità di più di scendere sul mercato con qualche facoltà economica apprezzabile, spero. Sì, diciamo che è quello che ho appena detto, sono veramente d'accordo con quello che dici te, e sotto gli occhi di tutti il fatto che l'anno scorso a fine giugno non avevamo ancora uno sponsor, un title sponsor che abbiamo trovato nell'ultima settimana prima che iniziasse il campionato. Quindi la cosa bella è che nonostante un campionato difficile, un campionato nel quale si è corso il rischio, perché non dirlo, anche di retrocedere dalla Lega 1, un'azienda nuova, un'azienda che non sapevano neanche cosa fosse la pallacanestro sotto certi aspetti, si è appassionata, ha sposato appieno il progetto, ha visto le potenzialità di questo progetto, ha visto la passione e la professionalità che c'è in questo gruppo di lavoro, e ha aumentato e allungato il contratto. Quindi questo è importante, ma la cosa più bella vi posso garantire è che è stata la cena, con un ringraziamento con tutti gli altri sponsor, gli sponsor più, gli sponsor di maglia, gli sponsor che sono presenti sul parquet, gli sponsor che sono stati insieme ai tifosi che hanno fatto l'abbonamento e agli altri soci, hanno reso possibile la stagione sportiva passata. C'è grande entusiasmo, c'è grande voglia anche da parte loro di riconfermare, magari di essere più visibili all'interno di questo progetto, perché quando ci si avvicina alla pallacanestro è difficile allontanarsi, è uno sport che appassiona, è uno sport pulito, è uno sport bello, è uno sport che fa avere immediatamente contezza di quello che è l'investimento fatto in termini di pubblicità, in termini di aumento del brand, del proprio marchio che si sta ovviamente da imprenditore andando a promuovere. Quindi siamo veramente soddisfatti del lavoro che è stato svolto, della capacità di interloquire con questi imprenditori da parte del nostro staff, perché non si prendono le sponsorizzazioni e poi ci si ritrova alla fine dell'anno, ma è stato un continuo lavorare insieme a loro, renderli partner e protagonisti di un progetto che è quello di mantenere la Lega 1 prevista. La domanda a Simone, però poi chiudo, adesso ne sei, posso darti detto Simone? Ovviamente sì. Adesso ne sei parte integrante ufficialmente, però in tutti questi anni, mentre altrove in piazze importanti come sappiamo, mi piace ricordare anche Roma, quale considerazione hai avuto di una realtà, di un fenomeno, di una città dal punto di vista cestistico come il... Allora, anzitutto io ho un ricordo bellissimo di questo palazzetto, non me ne vogliate. Grazie, perché... No, ce lo ricordavo. Ai supplementari io mi sono rubatissimo. E Reynolds uscì per quattro palle. Sì, ok, però io ho un ricordo bellissimo. Sorvola. Anche Franco, no? No, una realtà che si è consolidata dopo la promozione in Serie A, ha saputo consolidarsi, ha fatto un anno che ha vinto il girone d'arrivata, ha fatto le finali di Coppa Italia più anni, ha fatto i playoff, insomma non è normale e non è usuale per tutte le neopromosse, diciamo. Adesso ci sta riuscendo Trento da qualche anno, un percorso simile, però insomma Brindisi ha fatto tantissimo da quel giorno in cui ha vinto la Lega 2, quindi è diventata una realtà consolidata del campionato di Serie A, è una società storica, perché non ce lo dobbiamo dimenticare, anche se magari ha vissuto tanti anni non in Serie A, e quindi ripeto, per me è stata una scelta piuttosto semplice accettare la proposta del presidente, quindi sono onorato di essere qui a lavorare. Altre domande? Vai. Qualcuno dice che siamo all'anno zero, questa nuova terra. Qualcuno dice che siamo all'anno zero sul mercato, questa nuova come esigenza.
l'esigenza di effettuare alcune scelte. Privilegerete immediatamente l'acquisto di giocatori italiani o farete insieme o vi dirigerete sugli stranieri principalmente? Perché si pone una scelta anche di budget, perché non si sa ancora, per questo è quello che penso io, quanto si alzano i prezzi per gli italiani e quanto per esempio possono diminuire gli stranieri. Avete effettuato queste valutazioni? Che ne pensi? Come potrà andare il mercato in questo? Sicuramente hanno zero. Hanno, diciamo, un anno nuovo più che un anno zero, un anno nuovo perché quando cambiano le regole di ingaggio bisogna adeguarsi alle nuove regole. Il fatto che diminuisca, diciamo, rispetto al 3 più 4 il numero, il giocatore straniero di un numero, significa che potenzialmente a roster ci sarà un giocatore italiano che avrà più spazio. Ciò significa che, visto il mercato degli italiani non essere così ampio, bisognerà porre attenzione, e credo che il presidente abbia deciso di partire molto presto, subito dopo, il giorno dopo che è finito la regular season della scorsa stagione, a formare questa nuova squadra di lavoro, proprio per questo motivo, perché bisognerà essere vigili, attenti fin da subito, soprattutto sul mercato degli italiani, senza perdere d'occhio ovviamente il mercato degli stranieri. Questo è evidente, però il mercato degli stranieri comunque è un bacino d'utenza molto più ampio, quindi se perdiamo tutti i giocatori italiani, dopo non ce ne sono più di giocatori italiani. Se perdiamo qualche giocatore americano, pazienza, ce ne sono altre migliaia. Poi noi abbiamo finito con 5 stranieri, quindi siamo abituati. Invece di 7 erano 5, Andiamo, adesso la palla passa ad Andrea Panigliulo, che dovrà correre a cercare tante aziende. Va bene, buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Sì,